Ci siamo? Sì, ci siamo. Perfetto. Ok, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con la quest di Ranni. Come dicevo ad Aizen, ho controllato. In realtà, sì, io ero sceso di qua in una live passata. E poi ho girato a sinistra, ero sceso di qua, ho incontrato questo mercante eremita. Ma ci eravamo fermati qua. Mentre l'altra volta siamo scesi di qua, abbiamo girato a destra, mentre a sinistra c'era comunque quella specie di altro boss. Comunque, adesso ci troviamo qua. Dobbiamo andare verso di qua, beh, suppongo. Esploriamo la zona intanto. Gente che cavalca. Una formica gigante. Esprimo il sopra e il sotto. Quasi quasi comincio a salire. Quella torre, poi se ne parlo. Anche. Sinceramente, mi viene voglia che andrò un po' random, però è anche vero che se vai random poi pietra da forgiatura sei. Ok, quindi in questa zona dovrei trovare le pietre che mi servono per potenziare anche la flamberga. Il che non è male. Qua c'è niente. Che fastidio.
Che schifo. Ceneri di arciere, ok. Ma perché mi si è spento il... Vabbè, che giustamente non l'avevo. Vabbè, andiamo avanti. Ma perché mi si è spento il... La stessa data diventava sempre più inquietante. Ok. Andiamo di qua, andiamo di là. Ottima.
Ok, no, aspetta un secondo. Ok. Visto che ci perdi 2 anni a venire qui. Vabbè, quando dici tu vieni qua. Mi aveva quasi ammazzato. Sono pesanti i nemici qui, eh. Dai, muoviti.
Giro sempre intorno, vediamo se c'è qualcosa da recuperare. No. Ovviamente no. Mi sono cacato addosso. Forse la trappola era il come cacchio si chiama? Candelabro, vabbè. Lampadario, ecco. Non mi veniva. Ok. Sto avanzando con tanta circospezione. Sono abbastanza. Cagata addosso. Sì, no. Perché questa porta è solo scenica. Ah, c'è un albero. Vabbè, ti piace stare qui? Attenzione su.
Grazie. Ok, là c'è un nemico. Va bene. Sembra c'è qualcosa che sbiluccicava qua. E invece no. Si scende. Non è che io sia l'essere più felice di questo mondo, una volta che non si trovano punti di grazia. Evviva zona affollata. Vabbè, andiamo ancora avanti. Si vede che mi sto cacando a scendere lì, no? Andiamo a prendere il seme d'oro, più o meno
Ok. Ok, sì. Posso tornare a questo punto di grazia. Perché aiutando gente che mi ha evocato, si tornava qui a un nuovo livello. Trentasette, sei, no, 43. I punti vita più ne metto, più mi sale. Invece quasi quasi voglio andare a vedere. Si sfascia molte cose. Non è questo il nostro passatempo preferito. Vediamo adesso. No, non è un problema di rune, ma è un problema di... Ne ho trovate due, perché ne avevo una, ma ne manca sempre una. Non posso potenziare un Kaiser. Che bello.
Shinigami. Shinigami ce l'avevo io in Dark Souls 3, non mi sbaglio. Avrei tanta roba da prendere, poi... Oh, guarda che devo fare, sì! Aspetta un minuto... Andiamo... dalla tizia... Quello è ancora chinato su lì, perché... Quello è sempre seduto... Non sento niente, quindi qua. Ok. Niente qua. Arriviamo solo a più 4. Ecco. Possiamo fare è più 6. Va bene, ho comprato un po' di roba anche se inutile, tanto per fare un po' di brodino. Oh, mi ricordo che c'era un ponte a destra. E qui ci siamo girati tutto. Passiamo il ponte a destra. Ok. Esploriamo qui dietro, che qua ogni volta è infatti. No! Vabbè. Uscio lacrima di argento. Non che me ne faccia chissà cosa. Ok.
Ah, era quello l'ingresso che ho visto. Quindi... Devo provare perché forse ho tutta l'armatura Nox. Forse non della spadaccina, ma in generale qualcosa ce l'ho. Oh, presidente! Buonasera. Presidentissimo. Ma vabbè, io che saluto il presidente e Google mi apre l'assistente. Ci mancava solo questo. Senti che allegria nell'aria qui su Elden Ring. Ma tutto sto motivo per cosa? Per niente. Grazie al messaggio che mi ha avvisato. Aia, aia.
c'è una porta forse. Senti, devi. Devi smettere. Non sono porte. Aia. Dopo scendiamo lì sotto. Senti, piano piano ce lo stiamo esplorando tutto. Qui dovevamo stati poco fa. Io però non vorrei che mi attaccano poi a sorpresa. Beh. Vabbè. Andiamo di là. Aspetta un secondo. Questa là. L'attiriamo. Ok. Quella è una porta aperta.
Visto la porta aperta e sono entrato. Se la porta era chiusa non entravo. Chissà se c'è il modo per arrivare anche lì sotto. Probabilmente sì. No, vero. Non mi sono allontanato. Non mi ha colpito, non so perché. Ok. Di qua. Quello con la testa gigantesca. Quindi facciamo una cosa. No! Come si fa a essere così stupido?
Come si fa a essere così stupidi? No, dai, dimmi che posso usare il cavallo. Come si fa a essere così stupidi? Hola, Aizen! Che sto facendo? Il deficiente sto facendo. Perché veramente, se ti dico quello che ho combinato. Ok, ho perso tutte le rune. Ho perso tutte le rune. Non che fossero tantissime. Mi sono girato tutta l'area qui. Sono salito sopra, poi sono andato a destra, poi sono andato a sinistra. Mi sono girato tutto, tutto. Ah, guarda, perché ci sono. Ho fatto qualche live nel frattempo, dove mi sono fatto il giro degli alberi madre. Ho trovato qualche lacrima per il balsamo. Come vedi ho potenziato anche adesso 12 fiascotto. Insomma, posso andare a fare brutto alla gente, veramente, è una migliore impressione anche. No, non ci ho parlato con Nanni. In questo falò devo parlare con Nanni. C'era parla con Nanni. Se non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto neanche caso, porca miseria. I turned my back on the two fingers, and we have each been cursing the other since. The baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two fingers. The baleful sh Vabbè, ma forse l'ho fatto la scorsa volta. Io che ho passato un po' di tempos. Mentos, tempos. Mentos, mentos. Allora, il discorso è questo. Ho trovato tutto quello che era trovabile qua, tra cui una specie di medaglione. Adesso avevo due strade da fare. Miseria. Crepate tutti adesso?
Grazie per avermi aspettato. Ma sempre alcune ce ne sono. Aspetta un secondo. Allora, io ho visto che sulla sinistra si vede un altro gigantesco tizio qua sotto. Sicuramente ci sarà un modo per arrivarci. Non penso che sia scendere da qui. Invece un'altra cosa interessante che ho visto. Quello che c'era qua dentro l'ho preso, quello che c'era qui dentro l'ho preso. Ho preso un po' tutto. E dai. Pensi di tornare da me o... Attendiamolo, dai, che so che ha problemi, ragazzi. Ti stavo dicendo, ho sbloccato questo, ma ho visto che è più avanti. Dietro, andando dritto sempre di qua, ci sono due formiche di quelle giganti, tipo quelle con la testa grossa. E ho detto, non è che portano da qualche parte very interesting. Grazie, perduta, sconfitta, vabbè. Ah, come, fammi vedere. Di qua si va da qualche parte. A vedere un secondo, di qua, di là, su e giù. Allora, prima di scendere di là, provo a portarti dove dicevo io. Ok, vabbè, ma che sono salito di là a sinistra. Tipo, erano messe in questa posizione qui. Comunque. Di qua... Vabbè, tu mi dici di proseguire. Ma anche perché mi fa più curiosità. Cos'è sta roba?
Ah, che fastidio. No, mi va con liscia adesso no. E dai. Tante volte sembra di guardare le vecchie puntate di Mai Dire Gol. Era funesta. Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound. Where to heal? Ma è cosa? Ma di che? Dai, non è giusto. Dai, curati ancora se c'è il coraggio. Beautifully fought. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Chiave del palazzo gettare. Fammi un attimo orientare da dove venivo e dove stavo andando. Grazie. Allora, venivo da qui. Porta chiusa, porta chiusa. Qua non ci sta niente. Quindi l'unica via percorribile è questa. Più avanti presidio. Si scende ancora. Leggi la cosa. Più avanti presidio. C'era qualcosa da leggere? Non mi sembra. Non mi ha risposto più, mi ha detto leggere. Giusto. Io ogni volta prima vado avanti per i chilometri e poi dico, forse dovevo leggere quella cosa. Ah, sì. Aspetta un secondo, finalmente, ogni volta mi dicevo... Ma sta cosa come... Come come?
c'era un... Eccolo qua. Anello della Luna Nera. Non è un talismano, sarà sempre un oggetto chiave. Io ero già tra gli oggetti chiave, ma me ne sono andato a fanculonia. Ranni è un imperio, colui che la impalerà, avevo letto, invece impalmerà oltre il titolo di Lord. Comunque. Ah, magari tu mi sai aiutare. È successo questo. Ho trovato. Sto trovando una radice mortale. Sono andato qua, ma la cura nella belva ecclesiastica mi è impazzita. Ha cominciato ad attaccarmi. Non ho capito perché. Boh. Ma non è andata via che mi ha detto di tornare qua. Adesso che sono qui, che devo fare? Come niente. No, aspetta, mi sto confondendo. Niente, dopo fai pure quello che vuoi, ma in che senso? Il discorso della bestia. Ho detto di ucciderla. No, ok. Tu hai detto di scendere qui. Non sto capendo che devo fare. Alla sala studio Cariano.
Mi schiena, però. Ma con questi neanche ci posso parlare. Fanno come se non esistesse. Preparate la marciscenza. Allora.